Buongiorno, benvenute e benvenuti alla prima edizione del TG6. In apertura alla visita del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli ai laboratori del Gran Sasso. Il ministro ha visitato quindi l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ovviamente ha parlato anche di autostrade. Vediamo il servizio di Daniela Rosone. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in visita ai laboratori del Gran Sasso come prima tappa della sua giornata abruzzese. Apprezzamento per l'eccellenza sotto al Gran Sasso, una presenza anche per testimoniare il sostegno del governo alla ricerca di così alto livello. La mia presenza qui è anche per testimoniare un sostegno del nostro governo a tutta la filiera della ricerca, a maggior ragione se è una ricerca di questi livelli di qualità e di questi livelli di internazionalizzazione. Perché diventa attrattiva di cervelli, di persone particolarmente capaci da tutto il mondo e anche molto competitiva rispetto a progetti di ricerca di altri paesi che negli ultimi anni sono arrivati dopo di noi. Il miglioramento dei collegamenti e della viabilità autostradale è uno dei temi più cari agli abruzzesi. Per l'A14 il ministro annuncia nel tratto Abruzzo-Molise-Marche interventi per 60 milioni di euro e molti di manutenzione straordinaria. C'è anche poi l'interlocuzione con la Regione Abruzzo per il progetto della terza corsia che Marsilio vorrebbe riprendere. Per quest'anno sono previsti 60 milioni di euro di interventi, alcuni di manutenzione ordinaria, ma la stragrande maggioranza di manutenzione straordinaria su ponti e gallerie. Ho poi avuto una richiesta dal territorio e dalla Regione Abruzzo di riprendere il progetto della terza corsia, rispetto alla quale convocheremo, non appena avremo approvato tutti i progetti di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla 14, convocheremo un tavolo tecnico per fare le valutazioni. Sulla 24 e 25 la De Micheli ricorda che c'è una norma in legge di bilancio per i dovuti approfondimenti. È stata già inoltrata al concessionario una proposta e si è in attesa, ha detto il ministro, che il concessionario risponda. La De Micheli ha poi continuato la sua visita in Abruzzo. Il ministro delle Infrastrutture non poteva non parlare anche dei disagi causati poco tempo fa dalla chiusura del viadotto del Cerrano. Ha annunciato che ci sono dei fondi per la manutenzione della Statale 16, ovviamente a spese di autostrade. Vediamo. Ampie rassicurazioni sull'impegno del governo per la risoluzione dei problemi riguardanti la strada statale 16 sono state date questa mattina dal ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, che nella giornata tutta abruzzese a Villa Filiani di Pineto ha incontrato i sindaci dei comuni che nelle settimane scorse avevano dovuto fare i conti con una vera e propria emergenza per il transito dei TIR sulla strada statale adriatica per la concomitante chiusura dell'A14 ai mezzi pesanti nel tratto Pineto-Pescara Nord. Ci sono 4 milioni e mezzo con un progetto esecutivo che ASPI ci presenterà il 20 di marzo sul Cerrano e che prevederà un intervento che non compromette la viabilità. E inoltre ci sono circa mezzo milione di euro o poco più di interventi sulla Statale 16 perché i comuni coinvolti dal blocco autostradale per il passaggio dei mezzi pesanti hanno avuto una serie di danni che verranno, diciamo così, compensati da un intervento di Autostrade per l'Italia. Sindaco, un'occasione davvero propizia quella di oggi con la presenza del ministro per affrontare concretamente la problematica della strada statale 16 e dell'A14. Beh, vogliamo capire e comprendere come il governo andrà a monitorare quelli che sono i lavori che si dovranno effettuare per far sì che non si possano più ripetere situazioni come quelle che sono state vissute. Chiederemo questo impegno sicuramente in maniera forte per poter tutelare la salute dei nostri cittadini. Noi come comune naturalmente stiamo portando avanti attraverso i nostri uffici le richieste per il danno che si è avuto e soprattutto quello futuro, perché non dimentichiamo che a Silvi transitano ancora i mezzi speciali e soprattutto i trasporti eccezionali. Diciamo che adesso dei passi in avanti sono stati fatti, in realtà rimane aperta tutta la questione che attiene ai guardrail, che è chiuso ancora il casello e l'uscita di Roseto, ovviamente necessita che il più presto venga liberato il casello di Roseto. Abbiamo l'estate in arrivo tra qualche mese e vorremmo, insomma, essere pronti per affrontare la stagione estiva al meglio.
E adesso la cronaca, un nuovo fermo nei pressi della stazione di Pescara per delle sostanze stupefacenti. Si tratta di un 24enne nigeriano che proprio nei pressi dello scalo ferroviario è stato trovato dai finanzieri in possesso di oltre un chilogrammo di marijuana confezionato in un involucro impacchettato con cellophane trasparente ed occultato all'interno di uno zaino. L'uomo è stato tratto in arresto e recluso nel carcere di Pescara. Le piante sequestrate sul mercato avrebbero fruttato, a detta dei finanzieri, almeno 15.000 euro. Dall'inizio dell'anno sono tre le persone arrestate nei controlli alla stazione di Pescara, trovate in possesso complessivamente di oltre 3 kg di marijuana. E adesso torniamo a parlare di politica, perché il capogruppo in regione della Lega ha lasciato il partito di Salvini. Stiamo parlando di Pietro Quaresimale, che ora ha aderito al gruppo misto. E adesso l'opposizione stigmatizza in maniera grave la spaccatura all'interno della maggioranza guidata da Marsilio. Vediamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Terremoto politico nella Lega alla Regione Abruzzo. Lascia il partito di Salvini il capogruppo regionale Pietro Quaresimale. È stato il consigliere più votato in Regione, con quasi 9.000 voti di preferenza. Da oggi ha scelto di stare nel gruppo misto. Una doccia fredda che in pochi si aspettavano, una decisione che cambierà inevitabilmente gli equilibri politici all'interno della maggioranza. Quaresimale masticava amaro da quando non gli fu attribuito alcun assessorato, nonostante il risultato strepitoso riportato. Affida ad una nota lapidaria la sua decisione. Mi corre l'obbligo segnalare, scrive l'ex capogruppo leghista, che è mancata un'effettiva collaborazione tra la compagine amministrativa e quella assembleare. Alla fine ho maturato l'idea, mio malgrado, di non sottostare più a decisioni terze, che in più occasioni ho condiviso proprio per il dovuto spirito di corpo, che adesso è venuto meno. Ringrazio chi ha creduto in me, ma ritengo davvero di poter svolgere un lavoro ben più proficuo per la comunità che mi ha eletto con circa 9.000 preferenze, non avendo più zavorre ai piedi. Pronto il commento di Silvio Paolucci, capogruppo PD alla Regione Abruzzo. Prendiamo atto, scrive Paolucci, che a un anno appena dall'elezione la compagine che è stata chiamata a governare la nostra regione è già divisa e molto indebolita, con ripercussioni sul ritmo e la qualità amministrativa già molto deludenti per l'Abruzzo. In molti però sono pronti a credere che Pietro Quaresimale non resterà tanto tempo nel gruppo misto. Le sirene di Fratelli d'Italia hanno già iniziato il loro canto ammagliatore. Il futuro del Ducato deve rimanere in Abruzzo, lo chiede il segretario nazionale FIM CISL Raffaele Apetino, intervenuto a Fossa Cesia al direttivo FIM Sevel. Vediamo il servizio. Il futuro del Ducato è in Val di Sangro, non ha dubbi il segretario nazionale della FIM CISL Raffaele Apetino, intervenuto a Fossa Cesia per il direttivo FIM Sevel, riunito dopo tre mesi di azzeramento del monteore sindacale da parte della direzione aziendale. Il braccio di ferro era scaturito a seguito dell'impostazione dei nuovi turni di lavoro, aumentati da 15 a 17. Apetino porta la discussione sul livello internazionale. La fusione tra FCA e PSA si concretizzerà nel 2021, dice il segretario FIM. Nel frattempo le due aziende porteranno a termine i rispettivi piani industriali. Quindi spazio al nuovo modello del Ducato e alla sua versione elettrica. Manca però la garanzia industriale sui volumi dei prossimi mesi, lamenta il sindacalista, chiedendo il punto della situazione di tutti gli stabilimenti italiani di FCA per mantenere i livelli occupazionali. E alla Sevel la FIM chiede che vengano stabilizzati 600 precari con contratto a tempo determinato. È uno stabilimento su cui è stato riconoscimento da tutto il mondo del settore e pertanto secondo noi va concretizzata e stabilizzata la produzione del Ducato qui anche dopo la fusione, che sarà effettiva entro fine anno, inizi del 2021, su cui anche come FIM abbiamo già chiesto all'azienda di fare un check, soprattutto per lo stabilimento di Sevel. E anche negli altri stabilimenti, perché la paura è quella della perdita dell'occupazione andando verso l'elettrico. Assolutamente, noi pensiamo che il frutto della fusione dei due gruppi possa portare delle grandi opportunità, ma come è giusto che sia, per noi è importante capire anche gli scenari che possono delinearsi dalla fusione, soprattutto ci si possono essere delle sovrapposizioni di alcuni segmenti che secondo noi vanno valutate bene e vanno viste bene, anche perché sia FCA che PSA lavorano su due piattaforme totalmente diverse e quindi la sinergia va valutata.
E da Verona l'Abruzzo riporta a casa il primo premio del Green Road Award per la ciclovia che, percorrendo la Costa dei Trabocchi, collega Martinsicuro e San Salvo. A ritirare il premio in occasione del Festival Cosmo Bike Show l'assessore regionale al turismo Mauro Febbo. Il primo classificato. È l'Abruzzo, la regione vincitrice dell'Oscar italiano del cicloturismo. È accaduto a Verona in occasione del Cosmo Bike Show, il celebre festival della bicicletta. All'Abruzzo è stato assegnato il primo premio del Green Road Award e ha così superato i progetti presentati da Lazio e Toscana. La giuria, composta da giornalisti ed esperti del settore, ha voluto premiare il progetto Bike to Coast, ovvero la pista ciclabile di circa 130 km che collega San Salvo e Martinsicuro, percorrendo la spettacolare Costa dei Trabocchi. A ritirare il premio l'assessore regionale al turismo Mauro Febbo. C'è ancora da fare per realizzare il progetto, ma siamo sulla buona strada, ha dichiarato l'assessore. Ora si è capito che solo attivando sinergie tra i territori si può pensare a una svolta reale nell'offerta delle varie tipologie di turismo. Intanto mercoledì 26 Febbo si recherà a Roma nella sede di Ferrovie dello Stato. Come espresso in un comunicato stampa, obiettivo della visita quello di superare alcune criticità e definire l'entità di risorse a disposizione per valorizzare al meglio il passaggio della ciclovia nelle aree dismesse della rete ferroviaria. Un ruolo importante quello di Ferrovie dello Stato, ha sottolineato l'assessore, visto che il tratto abruzzese è inserito nel più ampio contesto nazionale della ciclovia adriatica. Ad accompagnare Febbo ci sarà la direttrice generale della regione Barbara Morgante, già amministratrice delegata di Trenitalia. Oltre quello nella capitale, il prossimo appuntamento, dove l'offerta cicloturistica abruzzese sarà esposta in vetrina, sarà quello di fine marzo a Milano, alla fiera dedicata al turismo in bicicletta. La direzione generale della ASL di Teramo ha organizzato una giornata di studio in memoria del compianto Roberto Fagnano, manager della regione Abruzzo, venuto a mancare recentemente. Il tema dell'incontro è stato quello dell'innovazione nelle infrastrutture sanitarie. Sul nuovo ospedale a Teramo invece c'è ancora grande incertezza. Vediamo. Al Mazzini di Teramo si è tenuta una giornata di studio in ricordo di Roberto Fagnano, manager della regione Abruzzo, venuto a mancare improvvisamente lo scorso ottobre. Innovazione manageriale e progettuale in ambito sanitario, gli effetti positivi sul territorio, è stato il tema dell'evento organizzato dalla direzione generale dell'ASL di Teramo con il patrocinio della regione Abruzzo e in collaborazione con la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Nel corso dell'incontro è stata affrontata la tematica legata alla competitività, l'inclusione e la sostenibilità nelle infrastrutture sanitarie. Si è fatto questo convegno per, insieme per vedere che tipologie di interventi la ASL di Teramo ha bisogno, quali risposte noi dobbiamo dare ai cittadini per soddisfare le proprie esigenze di salute e in che modo appunto interagire con il territorio. Ecco, noi dobbiamo creare, come diceva il convegno, dobbiamo essere pronti a un'innovazione sia dal punto di vista professionale dei medici che oramai è del tutto il personale tecnico amministrativo, perché è fondamentale per creare un nuovo tipologia di sanità più consono alle esigenze di oggi. Dobbiamo essere pronti anche a dare delle nuove strutture, perché oggi sono sì importanti, sono importantissimi i contenuti, ma ci vogliono anche dei contenitori adeguati per consentire agli operatori di lavorare nel miglior modo possibile affinché il loro agire sia efficiente e efficace, sia per livello strutturale che per le attrezzature tecnologiche di cui l'azienda ha necessità. E sul nuovo ospedale di Teramo? Discorsi evasivi anche dall'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, che ha promesso una risposta ai teramani in tempi brevi. Quale risposta però non si sa. Ed eccoci così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, ampia come ogni inizio settimana, perché domani pomeriggio ci sarà la ripresa degli allenamenti in Casa Pescara per preparare la trasferta di domenica sera a Crotone. Partita ostica e anche delicata alla luce delle ultime due sconfitte consecutive del Delfino con Entella e Cittadella. Il tecnico Legrottaglie spera di recuperare Scognamiglio, che ha saltato il match di venerdì per problemi alla schiena. In caso di rientro verrebbe meno l'emergenza difensiva. Da verificare invece il ritorno in gruppo di Campagnaro, mentre resterà a riposo per alcuni giorni Del Grosso, che contro il Cittadella è stato sostituito per un trauma cervicale.
Masciangiolo e Crecco si contenderanno una maglia per il binario sinistro. Pronto al rientro Busellato, che ha smaltito l'infrazione al Coccige, patita con la Salernitana, e potrebbe comporre il centrocampo con Memusciai e Palmiero. In attacco c'è attesa per il debutto di Bojinov. Le Grottaglie valuterà in settimana il giocatore bulgaro e deciderà se portarlo in panchina o farlo esordire addirittura dal primo minuto. E adesso andiamo in Serie C, svolta tecnica in casa Teramo. Dopo la pesante sconfitta casalinga col Monopoli, la dirigenza ha deciso di esonerare l'allenatore Bruno Tedino. Al suo posto il responsabile del settore giovanile, Cetteo Di Mascio. Sentiamo Andrea Costantini. La decisione era nell'aria dopo la debacle senza attenuanti di sabato contro il Monopoli. Bruno Tedino non è più l'allenatore del Teramo. Al suo posto il responsabile del settore giovanile biancorosso, Cetteo Di Mascio. Già nell'immediato post-gara di sabato le sorti di Tedino erano appese ad un filo. Ieri, dopo una riunione dello Stato Maggiore biancorosso, il presidente Iachini, il GM Iaconi e il DS Federico, la decisione è maturata in via definitiva. Un ribaltone che sarebbe arrivato anche nelle settimane precedenti se la squadra a gennaio non avesse infilato una serie di risultati positivi che avevano ridato forza all'ex allenatore di Pordenone e Palermo. Per la successione ha poi prevalso la linea interna e quindi Cetteo Di Mascio, anche se la società aveva vagliato l'ipotesi Leonardo Colucci, che dalla sua parte aveva il fatto di aver allenato nel recente passato, quando era a Pordenone, diversi calciatori ora in forza al Teramo. Colucci però ha declinato, per nulla convinto di vestire i panni del traghettatore con un contratto fino al prossimo 30 giugno. Una scelta precisa dunque quella della società: portare a termine la stagione e poi ripartire senza ulteriori vincoli il prossimo anno con un nuovo tecnico, avendo peraltro ancora libro paga Tedino almeno fino alla prossima estate, quando lo stesso potrebbe risolvere il contratto se troverà un'altra squadra o, a meno che, previo accordo economico, la risoluzione non avvenga nelle prossime settimane. Certo fa specie che, come dopo una importante campagna acquisti estiva, con tecnico e giocatori altisonanti per la categoria, per disputare una stagione ambiziosa, prima il mercato di gennaio abbia svuotato il reparto d'attacco ed ora ci si accontenti di una scelta interna. Di Mascio, dal canto suo, ha due brevi esperienze da allenatore di prima squadra, sempre nel Pescara, in Serie B, nel 98 ad interim per una partita vinta con l'Atalanta dopo l'esonero di Giorgini e prima dell'avvento di De Canio. E nel 2004, quando, da tecnico della Primavera, fu promosso in prima squadra al posto di Ivo Iaconi per le ultime quattro giornate. Una vittoria, un pareggio e due sconfitte, quattro punti che non hanno evitato la retrocessione a quel Pescara, poi ripescato nel corso dell'estate. Di Mascio dirigerà domani il primo allenamento e debutterà sabato pomeriggio ore 15 nella trasferta di Rieti. In Serie D invece il Notaresco non va oltre l'1-1 col Tolentino. La prima della classifica ha trovato il gol del vantaggio nei minuti finali con Frulla, ma è stata poi raggiunta subito dopo. Il divario dal Matelica ora si assottiglia a soli 3 punti. Il servizio di Ania Cantagalli. Il Notaresco rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria, che al Savini manca dal 15 dicembre. Finisce 1-1 contro il Tolentino, che trova il pari al 91esimo, e con il Matelica che, battendo la San Giustese, si avvicina a 3 punti da rosso-blu. Consueto 4-3-3 del Notaresco, con Marcelli a scontare la seconda giornata di squalifica e con il tridente Sansovini, Romano e Cancelli. Il Tolentino, forse la squadra più in forma del momento, manda invece subito in campo gli ex Padovani e Ruci, oltre al bomber De Cremis in Minnozzi. Il Notaresco vive un primo tempo in cui manifesta una superiorità evidente rispetto agli avversari, senza però riuscire a concretizzare. Il festival delle occasioni lo inizia Sansovini, che al nono va via in sombrero e poi fa partire un tiro che si spegne di poco al lato. Poco dopo Raffaello cambia gioco ancora per Sansovini, che rientra sul mancino ma non trova lo specchio della porta. Passano pochi istanti e da un cross di Blando dalla sinistra Sansovini si ritrova praticamente il pallone addosso ed involontariamente appoggia a Bucosse. Al 14esimo è ancora Notaresco con una punizione calciata da Frulla che termina di poco alta. La formazione di Vagnoni mette in mostra in alcuni frangenti eccessiva frenesia per provare a passare in vantaggio, sbagliando scelte o ultimo passaggio. Al 33esimo Sansovini ci prova ancora, questa volta da punizione, ma anche in questo caso non trovando lo specchio. Il Tolentino non mette praticamente mai in pensiero Scotti, tanto che il tecnico Andrea Mosconi, prima di rientrare negli spogliatoi, caccia via una borraccia a bordo campo, evidentemente adirato con i suoi. Al 43esimo Frulla mette in mezzo per Cancelli, che non trova di testa però l'impatto con la sfera.
La ripresa inizia con un tentativo alto dell'ex Rucci, ma si prosegue sulla falsa riga del primo tempo, ovvero con il notaresco in pressione a caccia del vantaggio. All'undicesimo Blando trova Sansovini in area, ma il tocco di prima intenzione dell'attaccante non trova ancora una volta la porta. Un minuto dopo spetta a Raffaello provarci, ancora con conclusione alta sulla traversa. La gara attraversa poi una fase in cui il Tolentino prova ad alzare il baricentro, non creando grosse occasioni ma tenendo i rossoblù lontano dalla propria porta. Bagnoni allora cambia qualcosa inserendo Mele e Fagioli ed il notaresco torna a premere. Proprio da un fallo subito da Fagioli, Frulla va a battere un calcio di punizione e disegna al 37esimo una traiettoria perfetta per il vantaggio del notaresco. La gioia rossoblu però dura poco perché nel corso del primo minuto di recupero Laborì trova il gol che sarà del definitivo pareggio. Con il Matelica a tre punti sarà fondamentale adesso per i rossoblu mantenere i nervi saldi. Domenica prossima trasferta contro l'Atletico Porto Sant'Elpidio. Astinenza da vittoria anche per il Giulianova, ma c'è da dire che la squadra è stata anche poco fortunata nello scontro diretto col Cattolica. I giallorossi infatti giocano un buon primo tempo, ma vengono puniti al primo affondo dei romagnoli. Torelli evita la beffa di una immeritata sconfitta. Roberta Di Sante. Il Giulianova non sa più vincere e nello scontro diretto col Cattolica non riesce ad andare oltre l'1-1, un punticino che in chiave classifica serve poco ad entrambe. Senza Nazzare e Federico Di Paolo squalificati per del grosso spazio in difesa a Ferrini, Diamutene e Gueye, Castiglia detta i tempi e Torelli ispira la coppia d'attacco Cesario Francesco Di Paolo. Nel Cattolica assenti per infortunio Maggioli, Rizzitelli, Somme e Barellini. Cascione conferma per 9 undicesimi la formazione che ha battuto il Chieti, ad eccezione dell'inserimento tra i pali di Pedero e a centrocampo di Pasquini, preferito a Cannoni, che come l'ex di giornata Morga parte dalla panchina. Il Giulianova approccia bene la partita, al quinto potrebbe già passare in vantaggio, ma la girata di prima intenzione di Torelli è alta. Dopo la sconfitta di Recanati, i tifosi chiedono impegno e determinazione alla squadra e la risposta sembra arrivare con il Giulianova che, ben messo in campo, si rende pericoloso anche al 24esimo, quando Ferrini entra in area dalla destra e conclude sul primo palo con la sfera che esce di un niente. Poi sul proseguo dell'azione Diamutene spedisce al lato. I locali tengono in mano il pallino del gioco, cercano di fare la partita al cospetto di un Cattolica più attendista. Al 29esimo Ramcu scambia con Barlafante, l'appoggio per Francesco Di Paolo e la conclusione che si infrange sul muro romagnolo, col Cattolica tutto chiuso nella propria metà campo, pericoloso fino alla mezz'ora. Ma al 38esimo arriva la doccia gelata per il Giulianova, un cinico Cattolica alla prima occasione passa. Croci dalla sinistra serve in area Battistini che, lasciato libero di impattare, angola bene in sacca a fil di palo con Bifulco che non ci arriva. Si va così al riposo a sorpresa sul parziale di 1-0 in favore degli ospiti. Giulianova costretto a inseguire nella ripresa. Federico Del Grosso getta nella mischia anche Suriano richiamando a sé Castiglia, ma al settimo rischia grosso quando Gasperoni chiama in causa il miglior Bifulco che respinge con i piedi tenendo a galla i giallorossi di casa. Gol mangiato, gol subito dal possibile 0-2 all'1-1 e un attimo, e al 19esimo il Giulianova pareggia i conti. Su azione d'angolo battuto da Barlafante, Torelli trova la girata di prima intenzione fredda all'estremo romagnolo e riapre la partita. Le squadre si allungano e lasciano maggiori spazi all'iniziativa avversaria. Al 37esimo è il Cattolica a non approfittarne, con Gaiola che da posizione impedisce incredibile bersaglio. La risposta dei locali al 43esimo, quando Ferrini serve in area Cesario che, sbilanciato, spedisce oltre il legno trasversale. Ultimo squillo al 44esimo, Suriano prova a mettere in movimento Balducci che però non c'entra lo specchio. Termina così senza vincitori, con le due squadre che fanno un piccolo passo in avanti in classifica e rosicchiano un punto in Porto Sant'Elpidio, pur restando invischiate in piena lotta play-out per un cammino che resta in salita. Andrea Liguori torna sulla panchina dell'Avezzano, ma i biancoverdi non riescono a ritrovare una vittoria che al De Marsi manca ormai da ottobre. Contro la Recanatese dell'ex Giampaolo, l'Avezzano gioca una partita generosa, ma senza sfruttare alcune occasioni che potevano regalare i tre punti.
Inizia con un pareggio senza reti, il Liguori Bis sulla panchina dell'Avezzano con i biancoverdi che nel finale arrivano ad un passo dalla vittoria, dimostrando comunque di poter lottare fino alla fine del campionato con il coltello fra i denti. Marsicani con una difesa rabberciata per le assenze di Siracusa e di Gianfelice e con Magri in panchina non al meglio, ospiti senza il bomber Pera. Il primo acuto al nono è marchigiano con un tiro dai 25 metri di Borrelli che spedisce il pallone di poco sopra la traversa della porta difesa da Patania. Spinge ancora la formazione ospite con Titone pericoloso anche al 19esimo con una conclusione dall'interno dell'area marsicana che fa però finire il pallone al lato. La squadra giallorossa fa la partita con i padroni di casa a provare a creare problemi in contropiede senza però riuscire a rendersi veramente pericolosi. Al 36esimo si vede però anche l'Avezzano con un bel tiro dalla grande distanza di Traditi parato in due tempi da Marco Antonini. Il match, nonostante la differenza di punti tra le due formazioni, è piuttosto equilibrato con i marsicani mai veramente in affanno al cospetto della recanatese. L'occasione più clamorosa capita però al 43esimo ai leopardiani con Borrelli che di testa mette la sfera fuori di un nulla con Patania praticamente battuto. Al 44esimo poi cancelli per i padroni di casa dopo una buona giocata dal limite dell'area di rigore marchigiana, tira però centralmente. Nella ripresa avvio all'insegna dell'assoluto equilibrio con i portieri inoperosi. Da segnalare solo al 12esimo la doppia sostituzione in casa marsicana con l'ingresso in campo di Romano Puglielli e di Ciolacu per Cancelli e Coppola. Match avarissimo di emozioni con gli ospiti che al 31esimo chiedono un rigore per un sospetto tocco con la mano di Jacopo Puglielli in area di rigore con il direttore di gara che fa proseguire con ampi gesti. Al 33esimo sembra però fatta per il vantaggio degli ospiti, ma sul colpo di testa ravvicinato di Rutiens Patania è sensazionale, salvando porta risultato. Cresce con il trascorrere dei minuti la pressione dei giallorossi ospiti con l'Avezzano ora in affanno, ma che si rivede in contropiede al 40esimo con il neo entrato Masini murato da un difensore ospite. Poi il finale con al 45esimo il gol divorato dallo stesso Masini a due passi da Marco Antonini e poi l'occasione sciupata poco dopo da Ciolacu al 48esimo in un finale di partita amaro per i biancoverdi che gettano alle ortiche l'occasione per incamerare i tre punti e domenica prossima ci sarà il derby di Vasto. Dopo due vittorie consecutive, Massimo Silva conosce la prima sconfitta sulla panchina della Vastese. Fatale la trasferta di Agnone col Vasto Girardi che si è imposto per 2-1. Dopo aver ripreso per ben tre volte il Porto Sant'Elpidio, un Vasto Girardi duro a morire tra i banchi per sostenere la prova d'esame vastese rigenerata dal cambio di guida tecnica con l'ex Campobasso ed Isernia Massimo Silva sulla panchina aragonese. Sono arrivate due vittorie in altrettante uscite. Per mister Farina problemi solo a centrocampo in virtù dell'assenza di Pesce. Si gioca sotto la direzione del fischietto cosentino del signor Gigliotti. Poco meno di due giri di lancette, Bruni pesca Chiere Mateng che la gira tra le braccia di Dirienzo. Al nono ancora Bruni, questa volta prova lui, conclusione perfetta. Pallone sull'esterno della rete, al quarto d'ora sugli scudi il team altomolisano che sfrutta in maniera inefficace però una situazione di 3-2. Bruni perde un prezioso tempo di gioco per calciare e viene murato dalla retroguardia abruzzese. Francesco Esposito al 18esimo per la Vastese, lato destro dell'area di rigore, mette i brividi agli altomolisani con questo diagonale che si perde al lato. 24esimo Vittorio Esposito cerca di destabilizzare la difesa avversaria, si apre il corridoio per Dos Santos, tempestivo l'intervento di Siaulis che blocca in uscita. Alla mezz'ora Albino Fazio direttamente dalla bandierina, nel mucchio un pallone leggero di Rienzo con i pugni, devia sul palo e sul proseguo dell'azione viene atterrato Pigozzi. Per Gigliotti non c'è nulla di punibile. Capovolgimento di fronte, si rinnova il duello tra Vittorio Esposito e Siaulis, ad avere la meglio è ancora il portiere molisano. Ai titoli di coda un primo tempo dove possiamo porgere i nostri elogi ad entrambe le formazioni, tutt'altro che rinunciatari. La regia di Antonio Di Perna per introdurci nella ripresa. 3:40, Di Lullo si prende la licenza di calciare sulla traiettoria di Rienzo. Il pallone che termina sul fondo, al 12esimo Esposito fa correre Dos Santos, Siaulis può restare piantonato e braccare il pallone, spinge ancora la Vastese, Marianelli per la testa della corrente Dos Santos, le misure non sono quelle giuste. A questo punto il confronto ha bisogno di un episodio che arriva al 26esimo da un cross di Petrone, tocco di mani di Di Filippo per l'arbitro e calcio di rigore. Chiere Mateng si riconferma un cecchino infallibile dal dischetto, il Vasto Girardi è sopra nel punteggio anche se al 32esimo perde Michael
Michelowski punito per un rosso diretto, per un fallo di direzione che aveva animato notevolmente l'ambiente con un duro faccia a faccia tra le panchine, placatosi fortunatamente nel migliore dei modi. Perso un colpo, però il motore altomolisano non rallenta, anzi va in accelerazione. Mister Farina estromette Bruni per inserire Migno, proprio lui a far secco di Rienzo in uscita e a mandare in cielo la grossa fetta di Civitelle dipinta di giallo-blu che celebra un vasto Girardi sensazionale. Sono 7 minuti di recupero per un finale assolutamente vietato ai deboli di cuore. Mischia in area locale, Di Filippo raccoglie e realizza il gol che rimette in piedi la Vastese e riapre i giochi. L'ultimo tremolio al tramonto della sfida, Pizzutelli si coordina, prende la mira, Siaulis si guadagna l'appellativo di eroe di giornata, finisce 2-1, una partita dalle innumerevoli ed intriganti emozioni, sorride la squadra di Farina che si avvicina al traguardo salvezza, si carica allo stesso tempo per il derby di domenica prossima contro Lagnone, non fa drammi la Vastese che depone con onore le armi alla luce di quanto di buono profuso sul terreno di gioco. È stata una gara sofferta anche sul campo della Jesina, ultima della classe. Il Pineto porta a casa comunque un punto, utile a riagganciare la quinta posizione anche per effetto della sconfitta dell'Agnonese. Gol del momentaneo vantaggio e infortunio per il difensore Speranza. Un punto che serve più a Pineto che alla Jesina. È finita 1-1 al Pacifico Carotti al termine di una gara dai due volti. Emozionante il primo tempo, da cancellare la ripresa. I Leoncelli con il pari interrompono la serie di sconfitte, 6 consecutive, ma il punto non serve praticamente a nulla perché la classifica resta drammatica. La prima frazione è spumeggiante, dopo appena 4 giri di lancette i locali creano ben 3 pericoli dalle parti di Amadio, che viene impegnato subito da un tiro insidioso di Selvaggio. Dal corner successivo i Leoncelli colpiscono il palo con Bagioli. L'azione prosegue, alla fine arriva anche la traversa di Villanova. Passato il momento di difficoltà, il Pineto si riorganizza e inizia a guadagnare metri a centrocampo, ma è ancora la Jesina a sfiorare il vantaggio. La fucilata di Villanova termina non lontana alla destra della porta difesa da Amadio. I marchigiani mettono in campo il cuore e l'agonismo, ospiti pericolosi al 26esimo. Punizione da destra e testa di Simone Tomassini. La sfera si impenna e termina sul fondo. Grave disattenzione della retroguardia di casa al minuto 32. Festa si ritrova il pallone per la battuta a rete, ma la mira è imprecisa. Il Pineto sblocca la partita poco dopo. Angolo di Marianeschi, Speranza lasciato colpevolmente solo. Il difensore centrale incorna, la palla viene sporcata da un difensore, ma termina ugualmente in fondo al sacco. Speranza dovrà poi lasciare il campo per infortunio. Parte nel frattempo la contestazione dei tifosi di casa contro la società, con il presidente Giancarlo Chiariotti invitato dalla questura a non essere presente allo stadio. Nel momento in cui gli abruzzesi erano in inferiorità numerica per consentire i soccorsi a Speranza e in attesa della sostituzione con Bianciardi, arriva il pari di Nepi. Imbucata perfetta, dribbling tra due avversari e palla sul palo lontano. Altro cambio per infortunio in casa biancazzurra, si fa male della quercia, al suo posto Marini. Primo tempo che terminerà dopo 3 minuti di recupero. Nella ripresa subito 2 cambi, uno per parte, D'Angelo al posto di Festa nel Pineto, Barchiesi al posto di Nacciarriti tra i Leoncelli. Per oltre mezz'ora non accadrà praticamente nulla, da segnalare però una bella discesa di Alessandro per gli ospiti e una punizione dalla distanza di Acquadro con Anconetani che interviene in maniera goffa. Da annotare poi l'espulsione dalla panchina di Di Renzo per proteste e in pieno recupero l'occasione ghiotta dei locali sul contropiede di Villanova, che arriva però poco lucido al tiro, e su questo episodio arriva il triplice fischio del direttore di gara. E questo è tutto per oggi, tutti i nostri servizi li potete recuperare online. Io vi ringrazio e vi ricordo che l'informazione del TG6 torna questa sera alle 19 come ogni giorno. Grazie e buon pomeriggio.